Allora, cari amici, ripartiamo perché purtroppo avevo dimenticato di cliccare su Inizia e quindi attraverso questa scrittura dell'Apostolo Pietro al secondo capitolo, alla seconda lettera e al primo capitolo, leggiamo così. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza, cioè dei desideri carnali. Voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, e qui la dice lunga su quelli che dicono che farà tutto lo Spirito Santo, ci penserà lo Spirito Santo ad ammaestrare, ci penserà lo Spirito Santo a ricordare, ci penserà lo Spirito Santo a fare tutto, però poi ci accorgiamo che lo Spirito Santo non può fare nulla perché noi gli diamo spazio. Amen? Quindi lo Spirito Santo a un certo punto è limitato dalla nostra volontà. Amen? Anche il battesimo nello Spirito Santo. Non possiamo riceverlo, Dio non può imporcelo, perché noi non lo ricerchiamo. E noi possiamo solo condurre una vita cristiana carnale, non spirituale. Possiamo fare qualcosa perché la vogliamo fare carnalmente, possiamo essere zelanti. Ma con la guida dello Spirito Santo non possiamo fare nulla perché non permettiamo allo Spirito Santo di guidarci. Quindi dice così: attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Pensiamo. Noi attraverso queste cose che Dio ci ha dato, noi diventammo partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. A causa della concupiscenza, se noi ricordiamo nella lettera di Giacomo, quando si parla della tentazione e dice quando qualcuno è tentato, non dica io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato e neppure tenta alcuno, ma ciascuno è tentato dalla propria concupiscenza. La concupiscenza sono i desideri carnali, quello che ci piacerebbe fare. Quello che piacerebbe fare alla nostra carne e che noi andremo a fare se il nostro spirito non è riposto in Cristo, se non abbiamo lo spirito di Cristo, noi ci lasceremo tentare facilmente. Quindi voi per questa stessa ragione, a causa della concupiscenza, mettiamoci da parte, dici, mettendoci da parte da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù. Alla virtù la conoscenza della parola di Dio, ma se non la studiamo non abbiamo la conoscenza. Se non la studiamo, lo Spirito Santo non può rivelarci le cose.
Ok? Ricordiamo quando Gesù ha detto che quando verrà lo Spirito Santo ci insegnerà ogni cosa e ci rammenterà tutte le cose che Gesù ci aveva già detto, ebbene, se noi le abbiamo quelle cose che Gesù ci aveva già detto, ce le può rammentare, ce le può ricordare lo Spirito Santo. Ma se quelle cose noi non le abbiamo imparate, se non le abbiamo lette nel Vangelo, lo Spirito Santo non ce lo può ricordare, ci potrebbe insegnare cose nuove, ma se non abbiamo interesse a leggere le cose che Gesù ci ha insegnato prima, lo Spirito Santo non perde tempo con noi a ricordarci le cose che Gesù ci ha insegnato oppure a dirci le cose nuove, capite? Quindi voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno e aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, si debbono trovare e debbono abbondare in noi. Cioè ci vuole un desiderio molto forte perché queste cose siano in noi ed abbondino, perché ci aiutano a fare un cammino cristiano pieno di fede. Amen? E ci mantiene pronti per quando Cristo verrà a rapire la sua Chiesa, per prenderci. Altrimenti potremmo rischiare di mancare il rapimento. Non voglio spaventarvi, ma questo è quello che stiamo leggendo. Quindi dice, ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Ecco, stiamo parlando di una persona cosiddetta nato di nuovo, ma non è nato di nuovo, perché è stato purificato dai suoi vecchi peccati, quindi il sangue di Cristo l'ha lavato, però dice, ma colui che non ha queste cose, queste, come abbiamo letto, né sterili, l'amore fraterno, la pazienza, la pietà, l'affetto fraterno e così via, dice, se queste cose sono in voi e non mancano, non vi renderanno né pigri e né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose, ascoltate, colui che non ha queste cose è cieco oppure miope. Spiritualmente, cieco e miope. Siete certi di andare col Signore quando Lui viene a rapire la Chiesa? Siamo sicuri? Stiamo facendo la volontà di Dio, questa è la volontà di Dio. Se non ci troviamo in questo posto, è meglio che ci diamo da fare, ci ravvediamo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Ha dimenticato che è stato salvato per grazia mediante la fede in Cristo. Ha dimenticato, come se non fosse stato mai salvato. Ma è peggio. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più
a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione. E qui ripete, siamo noi che dobbiamo rendere sicura la nostra vocazione ed elezione. Non è lo Spirito Santo che farà tutto. Non è Dio che farà tutto. Noi possiamo diventare ciechi o miopi riguardo alla salvezza. E qui dice che dobbiamo impegnarci sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione. A rendere sicura, non camminare sul bordo del precipizio, ma camminare più internamente possibile, lontano dal precipizio, perché potremmo mettere il piede sopra una parte del terreno friabile o di una roccia friabile e potremmo cadere nel precipizio. Quindi io non voglio rischiare di camminare sul bordo del precipizio, ma voglio camminare bene al sicuro, e per camminare bene al sicuro dobbiamo impegnarci sempre di più a rendere sicura la nostra vocazione ed elezione. Siamo stati eletti, abbiamo una vocazione, ma dobbiamo renderla sicura, certa. Non camminare nel pericolo, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. In questo modo, ricordate queste parole soprattutto. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ricordate quando quella persona chiese a Gesù: Maestro, sono pochi salvati? E Gesù gli disse: sforzatevi di entrare per la porta stretta, sforzatevi. Ecco quello che sta dicendo questa scrittura. Perché in questo modo vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore Gesù Cristo. Ma dobbiamo sforzarci di entrare per quella porta stretta. Amen. Impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione. La vocazione ce l'abbiamo, siamo stati chiamati, ma dobbiamo impegnarci a rendere questa vocazione sicura, questa vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. Se noi stiamo al sicuro dal precipizio, noi non cadremo mai nel precipizio. Amen. Dio vuole che noi stiamo bene al sicuro, che noi ci atteniamo alle sue parole, alla parola di Dio, per camminare secondo la guida della parola di Dio e non secondo certi ministri, certi falsi dottori, falsi profeti, falsi apostoli, i quali dicono, credono e fanno credere che una volta salvati, sempre salvati, e che se dovessi morire questa sera perché tu hai ripetuto quelle quattro parole nella chiesa per il primo giorno che sei andato, ancora prima di ascoltare il primo messaggio della parola di Dio sulla salvezza, ti è stato detto che sei salvato. Tu non hai idea che sei stato salvato. Tu non senti niente, ma perché te l'hanno detto, tu ci credi.
devi credere alla parola di Dio, non alle chiacchiere della gente. E quindi qui l'Apostolo Pietro ci dice chiaramente che noi dobbiamo rendere sicura la nostra vocazione ed elezione. Così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso, cioè largamente concesso, l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la lode e la gloria per l'eternità. Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio è una. Questa è parte della parola di Dio, la seconda lettera dell'Apostolo Pietro, il quale non manca di avvertirci di stare attenti dove mettiamo i piedi, perché in giro ci sono dei falsi apostoli, dei falsi profeti, dei falsi pastori, falsi evangelisti, ministri di Satana, che per accaparrarsi simpatie, perché io leggo di molte persone, soprattutto giovani, i quali credono che una volta salvati, sempre salvati, che Cristo ci ha redenti una volta per sempre, una volta che abbiamo ripetuto quella preghiera per la salvezza, per ricevere la salvezza, noi saremo sempre salvati, da quel momento in poi ci penserà lo Spirito Santo. No, da quel momento in poi ci penserà Satana a darci fastidio, a tentarci e a farci credere delle fandonie che non hanno nessuna parte nella parola di Dio. Amen? E quei falsi ministri non hanno nessuna autorità. Nessuno gli ha dato l'autorità di cambiare la parola di Dio. Questo è il problema. E quello che Gesù disse ai farisei lo sta dicendo a questi falsi ministri: voi non entrate e non fate entrare quelli che avrebbero voluto entrare. Stesse cose. Ma qui l'Apostolo Pietro ci dice che dobbiamo cercare noi queste virtù, e dice: perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Quindi, cari amici, anche se ho dovuto ripartire perché avevo dimenticato di iniziare la ripresa, poi l'ho ricominciata, vediamo un po' che cosa è venuto fuori, ma se volete andate a leggere voi questa scrittura, seconda lettera di Pietro, seconda lettera di Pietro, capitolo 1, i versi dal 3 all'11, leggetelo con tranquillità, bene, e cercate di assimilare in modo che lo Spirito Santo possa farvelo veramente ruminare e digerire per il vostro bene, per la salvezza vostra, per quella dei vostri amici che incontrerete e gli potrete parlare della salvezza per grazia mediante la fede in Cristo, e non dirgli delle bugie, delle falsità, che una volta salvati, sempre salvati. Amen? Quella è una bugia, bestemmia di Satana, per farci abbandonare la salvezza per grazia e farci ritornare nel mondo. Amen? Compiendo le concupiscenze nelle quali eravamo prima. Qui infatti
lo dice, se voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Dio ci benedica insieme, vogliamo ringraziare il Signore. Amen. Signore Dio nostro, ti ringraziamo e ti benediciamo per la tua bontà infinita, ti ringraziamo anche per come ci hai messo davanti questa scrittura che per lo Spirito Santo l'Apostolo Pietro ci ha tramandato e che noi abbiamo potuto imparare che è importantissimo camminare sul sicuro, sulla tua parola e non sulle parole degli uomini, Signore, perché quelle sono guidate da Satana per cercare di allontanarci da te. Ma noi vogliamo camminare secondo la tua parola scritta, la tua parola, quella degli apostoli, dei santi apostoli, che si trova nel Nuovo Testamento. E noi ti ringraziamo, Padre, ti benediciamo. Continua a guarire, continua, Signore, ad aiutarci ad andare avanti nelle tue vie, e far sì che possiamo portare altre anime a ravvedimento. E noi ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Ok, carissimi, Dio ci benedica e arrivederci, a risentirci lunedì sera, piacendo a Dio. Amen.